ministro pubblico, può davvero la sicurezza insieme alla giustizia essere un volano per il rilancio del paese? È sicuramente così. È da tempo che questa verità è sotto gli occhi di noi tutti ed è necessario prenderne atto perché le nostre azioni, le nostre decisioni risultino soddisfacenti, tanto da poter assicurare condizioni di sicurezza, di controllo, di rispetto delle regole in ogni parte del nostro territorio e perché poi la giustizia possa registrare tempi certi, tanto da garantire il corretto funzionamento e tanto da offrire quelle risposte in termini di attività ordinaria dello Stato che garantisce certezza del diritto e attrae anche investimenti. Si parla molto di riforme, si parla anche di un riordino dei corpi della sicurezza. Lei cosa ne pensa? Ma guardi, io penso che sia necessario dopo tanti anni rivedere un po' di cose nel nostro paese. Questo non significa che quello che funziona deve essere scombinato. Le riforme devono servire a migliorare la qualità di funzionamento dei servizi pubblici. Proprio nel campo della sicurezza bisogna prestare la massima attenzione. Noi ora abbiamo l'obiettivo di semplificare, di ridurre il numero delle forze di polizia. Ovviamente tutto questo deve garantire un risultato soddisfacente, migliore rispetto alle condizioni di partenza. Per questo l'appello che viene rivolto dai sindacati di polizia e che Felice Romano in modo particolare negli ultimi tempi solleva con grande decisione non può lasciarci indifferenti. Noi dobbiamo riformare, ma dobbiamo farlo rispondendo a principi di ragionevolezza, di efficacia e di equilibrio, perché cambiare tanto per cambiare non serve a nessuno e non è nella volontà del governo. Un'ultima domanda, a questo proposito crede ci sia anche una necessità di qualificare sempre più maggiormente gli addetti alla sicurezza? Sicuramente, bisogna intanto partire dal contributo, dal sacrificio che viene ogni giorno sostenuto dagli uomini, dalle donne, dalle forze di polizia e da chi è impegnato a garantire la sicurezza nel nostro paese. Ma bisogna riconoscere anche il ruolo della pubblica amministrazione, perché noi forse siamo stati troppo deboli nell'accettare l'idea che il pubblico significhi malfunzionamento, significhi spreco, significhi inefficienza. Invece proprio una società libera, competitiva, aperta ha bisogno di regole e la pubblica amministrazione ha questa missione fondamentale. Per questo la formazione e anche la gratificazione dei servitori dello Stato costituisce una priorità irrinunciabile. Grazie mille.